con te. Questo sarà tipo il terzo video che io giro con queste condizioni con la stessa felpa, ma è sempre lo stesso giorno, ovviamente. Mega spesona fatta da Lidl con le cose americane e cose proteiche fatta da il Sor Samuele, il Sisamu, come lo chiama qualche nostro amico, il Sisamu. Allora, vi faccio vedere subito le cose da congelare in maniera tale che poi Sisamu le mette via. Allora, due confezioni di cipolle fritte. Alla faccia della dieta. No, questo diciamo che è per il nostro giorno libero, I cheat praticamente. Non, day. tu, non tutta sta roba per un giorno, ovviamente. Li spartiremo per un po' di giorni. Poi, patatine, queste qui fatte a spirale, che mi piacciono tantissimo. Poi, i chicken strips, che sono praticamente dei pezzettini di pollo. Poi, la pizza con le robe, no, con i peperoni piccanti, proprio American style, infatti c'è scritto American style pizza. Poi, sempre da surgelatore, la pizza proteica, questa qua non so assolutamente cosa ci sia dentro, come sia fatta, però pizza proteica e ne ha prese due, ovviamente perché noi siamo due e due saranno mangiare. Poi passiamo a altra roba dolce, perché mi sa che di robe da freezer. Sì, ecco, la roba da freezer, ci sono anche questi che sono i crunchy chicken spicy. Questi sono piccanti, vedete perché c'è il cosettino piccante da uno. E adesso il Sor Samuele, Sisamu, troverà un modo per ficcarli dentro. Vabbè, in qualche modo troveremo, faremo in qualche modo sicuramente. Poi altre cose da freezer, mi sa che non c'è più No. niente. Passiamo alle cose Sì. normali. No, No. basta. No, c'è più niente. Passiamo alle cose normali. Allora, questi che sono i brownie. Una confezione di brownie, anzi due confezioni di brownie. Questi qua sono alle nocciole, ovviamente l'ha fatta lui la spesa, quindi alle nocciole. Due alle nocciole e due invece al doppio cioccolato. Ecco qua, al doppio cioccolato, questi li mangerò io. Poi, vai di corsa. Uno sciroppo d'acero che a noi non deve mai mancare dentro casa. I Würstel, questi qui per fare gli hot dog, due confezioni. Speriamo che si mantengano alla lunga. L'hai guardata la scadenza? Conosco gli Ustel. Questi E che vuol dire? sottili così durano la vita. Aspetta, ah, nel novembre 2023. Va Durano la vita. bene, due confezioni di hot dog. Poi, oh, questo lo volevo. Questo lo volevo. È praticamente il burro d'arachidi crunchy, che a me piace molto di più quello crunchy rispetto a quello normale. C'è anche Infatti, questo. l'ultima volta l'abbiamo preso al Decathlon e dobbiamo riandarci proprio per comprarlo, però intanto abbiamo anche questo, quindi possiamo aspettare un pochino. Questo qua è il crunchy Sì, c'è un po' di e porcaggine dentro, quest'altro è, però vabbè, sempre americano. crunchy, è E questo che cosa? quello. Ah, tre l'hai presi Solo uno, uguali solo e questo. uno diverso, smooth peanut butter. Che vuol dire? È quello più Ah, tritato. quello non crunchy, quello normale. Poi per far contenta mia moglie, io ho preso L'hai l'aceto preso? del riso. Bravissimo, che lo metto nel riso quando mi faccio il riso E gli ho preso alla. pure un'altra cosa, che sono sicuro che gli piace. No, I questo non noodles. gliel'avevo detto di prenderle queste cose, i noodles, perché ce l'ho un pacco comunque là dentro. Non l'ho ancora fatti perché non c'ho mai il tempo di farli, perché poi li mangiamo solo io e Aurora, dopo mi tocca comunque No, fare li qualcosa mangio per anch'io. Li Alessandro. mangio No, dico dentro anch'io. alla settimana. Ah, io lo so. Io Va non si bene, sa com'è. grazie amore, grazie. Per quel palestrato del marito. No, questi te l'ho fatti prendere anche per me, non solo per il palestrato del marito.
due tipi di cookies. Quelli della foto non c'erano. Non c'erano più, te pareva. Questi al cioccolato bianco e mandorla, e questi alla fragola e limone. Questi mi ispirano proprio. Carini, pure da portare, perché io poi questi me li porto pure in giro, perché ci faccio lo spuntino. Cioè io vado in giro con le bustine tipo dei triangolini di mais nella macchina, oppure con le bustine delle noci pecan dentro la macchina, cioè so una così, ecco, adesso metterò anche questo. Ci sono altri, vedi? C'è anche questo. Poi ci sono le patatine proteiche. Le patatine proteiche. Speriamo che non siano come le patatine quelle al mais che abbiamo detto l'altra volta. Dopo l'assaggio vi faccio sapere. Raga, erano una cosa indecente. Allora, queste qui sono alla paprika. Sì, al peperone paprika. Queste sono quelle classiche salate. Queste due. E queste sempre alla paprika, va bene. Poi, noi abbiamo... proteinella. E ti fa la faccia più bella. E ti fa subito snella. No, questa la voglio provare perché so troppo, troppo, troppo curiosa. È al caramello salato, cioè, so curiosissima. Anche perché poi ho visto delle ricette su Foodspring che stanno passando, le stanno facendo passare un po', una cheesecake con il caramello salato sopra, e quindi ovviamente anche qui proteinella. Questa qui però è diversa, cioccolato e nocciola, quindi c'è caramello salato, cioccolato e nocciola, e poi abbiamo cioccolato bianco, sempre proteinella. Ah, finora dietetici, ora ritorniamo grassosi. Torniamo a fare i ciccioni, i mini muffin piccolini. Gli ho detto di prendere questo e non di prendere invece il preparato per i muffin, perché se no poi li facevo più grossi. Invece questi qui almeno sono piccolini e diciamo come dolcettino ci può stare, facciamo meno male, insomma. Poi questi, ecco, questi li volevo tantissimo. Allora, questi sono i mini donuts fatti però a biscottini piccini. Questo ovviamente alla nocciola per lui, e questo ovviamente al caffè sempre per lui, perché a me non mi piacciono nessuno dei due. Grande! Solo questi. Vince sempre, sì. Mi piacciono questi però. Questa è stata una cosa che appena l'ho vista ho detto no, questi per forza. Sono praticamente dei simil Reese's. I Reese's sono quei dolcetti americani col cioccolato esterno e dentro il caramello. Il burro d'arachidi. E questi sono tipo Reese's. Questi vanno assolutamente assaggiati. Altri cose, ritorniamo al proteico, il preparato per la pizza proteica. Io avevo quello di Foodspring che avevamo preso tempo fa, è finito ovviamente. Non era male, no, i prodotti di Foodspring devo dire sono molto buoni, infatti toccherà fare un altro ordine a breve. C'ho la roba lì, sì, lo so che lui c'ha gli integratori anche ancora da prendere, però appena finisci qualcosa dobbiamo fare un ordine. Le whey, la pasta, tanta roba abbiamo da cucinare. Va bene, preparato per pizza proteica che ovviamente proveremo insieme. Carne essiccata. Allora questa per me è una cosa che io non ho mai mangiato in vita mia, ero super curiosa di provarla. Allora, sarebbe la carne salata, per noi qui praticamente sarebbero le coppiette, tipo le coppiette. Nel senso che diciamo che le coppiette sono fatte col maiale. Le coppiette americane. Queste sono di manzo. E c'erano di tre tipi, addirittura egg protein snack. Ritorniamo un po' proteici da ste parti. Egg protein sempre snack, egg protein snack. Non lo so come sono, ve lo farò sapere. Secondo me sono buone. Ho preso un po' troppe piccanti, secondo me. Perché quelle rosse sono piccanti? Sì. Allora metà di loro non le mangeranno. Questa sì, però. Questa è Alone BBQ e questa è il jerky.
Sono quelle cose americane. Quindi ricchetti che... me mangio io. Me sono quelle cose americane che devi prendere. Poi c'è, mi sento un pochettino Homer Simpson. Homer, la birra Duff. Giusto, Duff. Perché la voglio assaggiare, sta birra Duff. E qui scatterebbe la... Questo era altro di cose. Qui scatterebbe la foto con la... Con la c'ho birra la chitarra, Duff. C'ho anche la chitarra. No, come. Scatterebbe la foto molto instagrammabile della birra... Con te che bevi la birra Duff con la felpa della Duff. Ah. Ce l'ho, ce l'ho la tuta. Appunto, te l'ho detto. Poi vabbè, barrette. Barrette proteiche, come non ci fosse un domani. Vaniglia ultimamente, ultimamente noi stiamo mangiando, prendendo barrette proteiche a manetta. Vaniglia, cioccolato. Anche nell'altro, nel videovlog precedente avete visto le barrette proteiche. Patatine, quelle di prima. Patatine di prima. Donuts però a cioccolato. Non so, donuts, sono mini muffin come mini quelli muffin di prima, ma al cioccolato. E poi farina proteica, dolci in fondo. Oh, ecco la farina proteica per fare il pane. Questo anche sono curiosissima. E niente, adesso dobbiamo mettere a posto tutta questa roba. Io spero di caricarvi questo video subito. Subito nel giro di ecco un paio di giorni, perché queste cose ci stanno dal 31 al 6, quindi spero veramente di mettervele il prima di mettervi sto video il prima possibile. Se non riesco, perdonatemi, ma non è colpa mia, è colpa della connessione. Quindi lui sta già mangiando e questa è una cosa che non va bene. Mi devo andare a allenare dopo, quindi. Ah beh, giusto, lui c'ha pure pugilato stasera. Va bene, e niente, madonna, viene l'odore di paprika. Allora, noi adesso mettiamo a posto tutta questa roba e ci vediamo al prossimo video. Fateci sapere se anche voi avete preso qualcosa di tutte queste cose. Non abbiamo trovato il pulled pork, che era quello che mi interessava maggiormente, però va bene, ci accontenteremo di tutta quest'altra roba. E ci vediamo al prossimo video, metteteci un like, se magari non a me in tenuta così, ma a lui che c'ha la tenuta ancora da lavoro, yeah! E niente, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!